Bene, di nuovo buonasera a tutti e salutiamo gli ospiti di questa seconda parte. Giovanni Savorani, presidente della Gigacer, ma anche presidente di Confindustria Nazionale Settore Ceramica, un vanto per la nostra comunità. Mirella Paglierani, che è la presidente della GEMOS, e Maurizio Pelliconi, che è presidente del CIA CONAD, che è i commercianti italiani associati del gruppo CONAD. Parliamo ora di sviluppo economico con il candidato sindaco Massimo Isola. Veniamo da uno dei periodi più difficili, non per la nostra comunità, ma per tutto il mondo. Come si affronta adesso la situazione? Io credo che sviluppo economico e lavoro debba essere l'ossessione che deve guidare il nostro lavoro. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per fare in modo, da un lato, di garantire il lavoro, lo sviluppo economico che abbiamo avuto fino adesso, dall'altro questo non basterà, dobbiamo cercare di essere attrattivi, di essere in grado di portare nuove opportunità di crescita, di sviluppo, nuovi insediamenti produttivi. Alcune associazioni di categoria ci hanno chiesto di costruire un nuovo, diciamo, patto per il lavoro, per lo sviluppo legato alla situazione Covid. Io dico facciamolo subito, mettiamo insieme tutte le realtà che hanno a che fare con lo sviluppo economico del nostro territorio e mettiamo in fila le priorità che possiamo e dobbiamo centrare, perché il Covid è stato, è un grande dramma internazionale, ma anche un'occasione per avere, se sapremo essere lungimiranti, competenti, in grado di attrarre finanziamenti, risorse che prima non c'erano. Ecco, dal Recovery Fund in giù, sia l'Europa, il governo nazionale, la regione ci metterà a disposizione dei capitoli importanti, ecco, che non verranno dati a pioggia, non verranno dati a chiunque, verranno dati a quei territori che si dimostreranno più attenti, più aperti sul tema dell'innovazione e in grado di produrre lavoro e produrre buon lavoro, quindi anche una qualità di occupazione è decisiva ed importante. Ma come si affronta adesso da settembre la situazione? Come si riparte? Con tante titubanze legate soprattutto alla questione del virus Covid, ovviamente con tutte le attenzioni. Per quel che riguarda il lavoro, i nostri soci, ricordo che noi siamo circa 1300 dipendenti, di cui l'85% sono soci. Diciamo che nel nostro DNA, nel nostro statuto, proprio nel nostro essere GEMOS cooperativa, c'è la persona al centro, quindi tutto quello che c'è attorno di attenzione per noi è di primaria importanza. Maurizio Pelliconi, prima scherzavamo, prima della trasmissione, sul fatto dei supermercati, e io ero convinto che i numeri fossero altamente positivi, invece non è così. L'inizio dell'anno, prima del lockdown, era stato positivo. Per darvi qualche dato nazionale, la distribuzione alimentare cresceva intorno al 2,5%. Dall'apertura, dal post-lockdown a ieri, non c'è stata una settimana in attivo e comunque a oggi la distribuzione alimentare, quindi il consumo alimentare nel suo complesso, non solo quelli dei supermercati ma anche di quelli dei negozi di vicinato, cresce poco più dell'1%, quindi è dimezzato rispetto al pre-lockdown. Certo che il lockdown, il coronavirus, anche per noi è stato molto importante, ha cambiato le abitudini dei consumatori, ha accelerato, ma faccio un esempio banale dell'online, ha fatto in 3 mesi ciò che gli esperti stimavano i numeri potessero arrivare in 3 anni. Allora, io sono molto preoccupato invece per il commercio tradizionale, perché se oggi, fino ad oggi parlavamo dei problemi del centro, oggi io che giro tanto per centri commerciali vedo che anche i centri commerciali cominciano ad avere le vetrine vuote, però sicuramente la parola credo che hanno adottato adesso chi ha parlato prima di me, che è insieme, credo che sarà sempre più insieme, quindi saranno sempre più le parti coinvolte a dover essere attive e partecipi da questo punto di vista qua. Partiamo da questo punto, Isola, dal centro commerciale e il centro commerciale naturale, e quale spinta può dare un ente locale per entrambi in questo momento? Beh, intanto, come si diceva, lavorando insieme in un modo nuovo,
ponendoci degli obiettivi comuni, ascoltandosi e provando a incidere. Sicuramente due contesti diversi sui quali noi possiamo lavorare ovviamente in tante direzioni. Dobbiamo lavorare sulla mobilità che rende più facile l'accesso al, al centro e in generale più facile l'accesso ai luoghi di produzione del lavoro. In questo noi dobbiamo, io credo, fare una mappatura subito su ciò che è vuoto nel nostro centro storico, fare un lavoro serio di marketing territoriale. Noi dobbiamo rendere il nostro centro più attraente, dobbiamo dare lavoro anche nel nostro centro. Mi permette di collegarmi a quanto è stato detto poc'anzi. Ecco, noi per esempio sul tema dell'edilizia, dei lavori che possiamo mettere in moto nel nostro centro storico, possono renderlo più appetibile sia da un punto di vista residenziale ma anche per la sua dimensione commerciale. Da un lato noi abbiamo questi contenitori e stiamo lavorando per progetti concreti anche con finanziamenti esterni. Credo che riusciremo presto a metterci mano e facendo anche lavorare aziende del territorio. Dall'altro, per esempio, abbiamo delle opportunità importanti. Pensiamo al bonus 110%, ecco, dobbiamo aiutare il nostro centro storico, per esempio, a cogliere questa opportunità. Noi abbiamo in questi giorni fatto una proposta molto seria e dobbiamo aiutare le nostre aziende a lavorare sul risparmio energetico, i nostri cittadini a cogliere questa sfida. Ecco, noi in questi giorni abbiamo fatto un bando e noi abbiamo proposto di triplicarlo per fare in modo che i nostri cittadini e le nostre aziende possano subito beneficiare di questo bonus energetico. Presidente Savorani, quando penso a GigaCer penso alle grandi esportazioni, perché voi avete un prodotto veramente di nicchia per il formato e pensate naturalmente spesso alle grandi esportazioni. Si è bloccato tutto? State ripartendo? Permettimi di ringraziare Isola che si è candidato, perché in un periodo come questo candidarsi sindaco ci vuole il coraggio. Quindi questo è vero, merita l'applauso. Il settore nostro ha dei segnali leggermente positivi. Ho dei dati di confortanti anche per in previsione futura. Noi siamo fortemente ottimisti che nel 2021 l'edilizia sia finanziata proprio dal Recovery Fund in maniera pesante, perché sarebbe questa la soluzione più opportuna e in grado di trascinare anche tutte le altre attività per rimettere in moto veramente l'economia. Tante sollecitazioni, abbiamo due minuti Massimo per dare qualche conclusione. Sì, qualche flash. Il comune può fare, può aiutare attraverso gli strumenti urbanistici, lavorare per sburocratizzare, lavorare per mettere in condizione le imprese di avere un soggetto come il nostro Tecnopolo per andare a intercettare risorse che oggi non riescono ad intercettare e che possono fare la differenza, specie nella innovazione. Possiamo aiutare le nostre imprese attraverso il tema della formazione. Moltissime aziende mi raccontavano in questi giorni della difficoltà di non avere, di dovrebbero avere più opportunità formative, perché insomma quella crisi soprattutto no, c'è questa necessità di riformare i nostri cittadini. Lì dobbiamo lavorare molto, abbiamo fatto alcune operazioni in questi anni e credo che ci possa dare soddisfazione. Dobbiamo lavorare sulle nostre filiere di eccellenza, ci citava prima Sassuolo, lavoriamo di più sulla filiera della ceramica industriale e artigianale, investiamo su nuove filiere. E ho proposto in questi giorni sul tema del carbonio, per esempio, sul tema del carbonio abbiamo ormai a Faenza dei numeri straordinari, soprattutto con una crescita esponenziale in questi anni. Ecco, se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo provare a fare la Carbon Valley, dobbiamo provare con la regione a lavorare per promuovere queste eccellenze incredibili e dargli quelle risposte che da soli non possono avere. E torno al discorso della sostenibilità, per esempio sul legato al mondo del carbone c'è un problema sulla economia circolare, come smaltire questo materiale. Ecco, da soli
le realtà si organizzano, c'è qualche piccolo contesto privato che fa smaltimento, ma non tale da poter garantire un'economia circolare. Ecco, io credo che sull'economia circolare si giochi tanto della nostra sostenibilità, e per farla occorre avere gli strumenti per metterla in moto. E io credo quindi che un po' di funzioni le abbiamo, le possiamo avere, ma l'unico modo per renderle palesi è fare quel gioco di squadra che l'impresa ci chiede. Grazie a Maurizio Pelliconi, Mirella Pagliarani, Giovanni Savorani e naturalmente al candidato Massimo Isola. Buona serata a tutti, grazie a voi. Buonasera.